qualche problemino di salute che ogni tanto mi si presenta, tipo stanotte. Infatti non ho dormito niente. Una nottataccia. Ma quindi me la sono presa un po' comoda stamattina. Ma voi ci credete che la GoPro è impermeabile? Fino a 10 metri? Io no. Andiamo a vedere. GoPro test di lavaggio numero 1. È ancora intera? Vediamo dopo, vai. Oh, ma qui c'è da pedalare, ma non siamo mica in vacanza! Questa è un'impresa sportiva! Si può fare il bagno? Che posticino ho trovato qui in mezzo al nulla. Sono arrivato in questa stradina sterrata grazie alle indicazioni sbagliate di un signore. Sei uno stronzo. Prendere un gelatino, un fantastico gelatino. Qui i suri hanno il triciclo elettrico, là. Il signore è venuto a prendere il suo amico e là vanno in giro a fare scorribande. Invece mi concedo l'ennesima pausa. Sono tantissime di queste fontane circolari dove la gente si siede, si lava i piedi, si lava il viso. Io ipotizzo perché per entrare nella moschea, però non sono studiato, ma insomma più o meno. Comunque è molto bello. Beh, riprendiamo questa pedalata.
parte non ci vuole credere, mi guardo e dici, ma questo qui a che mondo è uscito fuori? È partito il trekking. Andiamo a farci una camminata. Vi porto su una vetta a 2560 metri oggi. Chi se ne frega della bicicletta? Andiamo a piedi, è più divertente. Come cazzo ci sarò finito? Non ho veramente idea. Ma a sto punto godiamoci il trekking, no? Non ho assolutamente idea di come possa andare a finire questa storia. Ma soprattutto, se venite in Turchia, rimanete sulle statali, ragazzi. Non cercate di risparmiare tempo prendendo strade secondarie, perché all'inizio sembrano asfaltate, poi piano piano diventano bianche, poi sempre più sterrate, a un certo punto mi trovate qui. Questa non ve la racconterò mai tutta. Questa sarà una piccola parte oscura del viaggio, non vi racconterò mai cosa è successo in quella foresta. Mai, neanche sotto tortura. Ah, il mattino a loro in bocca, signori. Oggi sarà una giornata spettacolare, me lo sento. Colazione. Benvenuti nella mia cucina. Sono molto contento perché oggi ho trovato finalmente qualcosa di pronto in scatola, che non sia solo sonno, quindi oggi ho pedalato un sacco, stavo da Dio, quindi ho pedalato bene, mi sono divertito, poi non c'era un granché da vedere, quindi sono sparato un 200 km oggi e va bene così. Sono finiti i muretti,
quella zona incredibilmente faticosa, che però anche è stata la più bella, perché c'era questa stradina a strapiombo sul mare, quindi è stata bellissima. Però va bene così, insomma. Diario di bordo, mi sono svegliato tutto rincoglionito e sei rimasto volentieri un altro po' a letto. Però la mia voglia di rimanere a letto era in contrasto con la mia voglia di fare colazione, quindi mi sono dovuto alzare a cercare. Andiamo a fare colazione. Mangio un bambino turco. Stamani mi tratto bene, andiamo a vedere, qui c'è tipo un panificio, pasticceria, non lo so. A vedere cosa ci offre. Abbiamo preso questi deliziosi panini col sesamo e un po' di verdurine, un po' di formaggio dentro e poi un panino e poi una roba che non so, ma facciamo la finita, andiamo a mangiare, qui c'è della fame, eh? No, thank you. C'è dentro il mio formaggino preferito, cetriolo, pomodoro. La signora mi ha portato il tè a gratis, quindi spettacolo. Ho speso 2 € e qualcosa, ho preso un sacco di roba. Era stranamente buono, molto buono. E non ho mai detto di un tè. Sarà la suggestione del luogo? Andiamo a testare questo ultimo cosino. È pieno di nocciole. Io amo le nocciole. Questa giornata sta andando di bene in meglio. Niente di male può succedere oggi, perché ho scelto proprio a caso, non sapendo niente, quello alle nocciole. Top. Una serie di tunnel strizzachiappe e per fortuna avevo il mio giacchettino rifrangente che mi ha regalato il mio amico Cesare e mi ha salvato la vita da qualche folle camionista turco, che qua la gente quando vede una bici in mezzo alla strada va fuori di testa, non sanno più che pesci prendere. Che farà questo folle in bicicletta in mezzo alla strada? Entreremo nel fantastico mondo dei cagnolini. Signorina,
Come mai così carino, eh? Guarda qui. Come si fa a resistere? Ce ne sono così tanti, tutti carini. Questo è molto bello. Safe trip. You too, man. Hey. Ah, mi vado a piantare qui da qualche parte e mi rodo gli ultimi raggi di questo meraviglioso tramonto. Ai ai ai. Comunque, oggi non c'ho avuto tanto sbattimento di fare video come ieri. Ho peccato poco il telefono, ma sto pedalando bene, quindi il tempo mi passa, non penso neanche a queste cose. Sono successe un po' di cose, ma ve le siete perse? Mi spiace. E comunque quel ragazzo che avete visto viene dalla Germania e sta facendo un viaggione, anche lui sta andando verso l'India e poi lo ritroverò. No, non lo ritroverò, però sta andando anche lui verso il Giappone, però prenderà diversi aerei via. Però sta viaggiando, si fa 30 km al giorno, si è preso quasi 2 anni di tempo, si è licenziato dal lavoro e è partito. Hai capito come si fa? Poi c'è qualcuno che verrà a inventare scuse. Paolo, ma io magari ci avessi il tempo, magari ci avessi. Se lo vuoi, lo sai come devi fare. Solo che non hai le palle di farlo. La tenda è montata e ora mi bevo il mio yogurt proteico. E ammazzo zanzare. Beh, la stagione si conclude. E tanti saluti. Ciao, ciao cari.